Ciao a tutte, benvenute o bentornate in un mio nuovo video. Oggi super paccone per un super spacchettamento, per un super haul passione unghie. Ho qui le mie forbici perché non l'ho aperto, lo apro insieme a voi. E niente, in ogni caso, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel like e commentate. E niente, ho fatto un ordine dove praticamente ho preso alcune cose che mi servivano. Man mano sto prendendo sempre più cosine, un po' alla volta, per insomma sempre più attrezzature e quindi niente, vediamo un po' di spacchettare insieme se ce la facciamo. Allora, ecco qua, come al solito, poi qui giù c'è il bollino di chi ha fatto, adesso voi non lo vedete, di chi ha fatto il pacco e questa volta è stata matta. E quindi vabbè, la ringraziamo, ma non vedranno mai i nostri video. E poi adesso voglio stare attenta perché non vorrei che in mezzo alla carta, in mezzo a tutto questo imballaggio, ci sia anche qualche prodottino. Ma non credo. L'imballaggio super fatto bene, super benissimo. E ci sono anche delle novità, adesso ve le faccio vedere. Allora, come prima cosa, intanto qui giù ci sono le attrezzature che ho preso, fantastico. Allora, come prima novità, ve la prendo perché la voglio vedere come prima cosa, sta qui sotto, è questa qui, la brush box, bellissima, fantastica. Me l'aspettavo anche un po' più grande. Allora, intanto la scatola dentro la quale è contenuta è stupenda, è bellissima veramente. Ecco, ve la faccio vedere tutta. Quindi la apriamo insieme, non la voglio rompere perché io credo proprio che questa scatola non la romperò. E vi faccio vedere il appunto porta pennelli in questione, è questo qui, è bellissimo. Eccolo qui, e praticamente ha una chiusura calamitata ed è fantastico. Sarebbe bello anche da utilizzare tutti e due come portapennelli, però io l'ho preso per appunto chiudere i pennelli perché appunto la mia postazione è esposta ad una finestra e vicino a una finestra, appunto, come penso un po' tutte, e quindi comunque sia i raggi della luce non vanno bene ai pennelli appunto fermi lì, anche perché io insomma non li uso sempre. E quindi niente, ho preso questo portapennelli fantastico, bellissimo, bellissimo anche, a me mi piacciono anche i pack dove sono contenuti appunto le altre cose, comunque va bene. Bellissimo, quindi fantastico. E questo adesso io i prezzi non li ricordo più, però come l'ho visto ho detto non mi interessa, qualsiasi prezzo lo devo comprare. Comunque è bellissimo, fantastico. Dopodiché qui abbiamo ancora carta. Ho preso ce ne sono due cosine qui. Ah, ecco sì, perché ho preso un colorino, ne ho preso soltanto uno perché ecco, avevo speso tanto per le altre cose, quindi ho detto vabbè dai, contieniti, Maria Assunta, devi contenerti. E quindi non potevo che prendere un colorino scontato. Fare un video e fare, scusate, un ordine e non mettere un colorino almeno scontato, proprio no. Però alla fine io vado a ricadere sempre sugli stessi colori, però insomma per l'estate un colore del genere ci vuole. Il colore in questione è Fantastic SP 48 e vi faccio vedere il colore. Non lo stendo sulla tip. È un fucsia fantastico. Eccolo qui, non so se riuscite a vedere il fucsia in questione, ma è fantastico. Non lo so come lo vedete voi, io nell'anteprima lo vedo un po' sfalsato, ma poi in realtà si vedono sempre meglio. Speriamo bene perché è fantastico questo fantastico, bellissimo. E poi per il momento rimetto tutto dentro. E niente, sono stata attratta da questi, dai Jaspo, da questi foil e ho sbagliato e ne ho preso due uguali, oppure ho sbagliato e ho messo due pezzi. Adesso devo andare a rivedere se hanno sbagliato loro oppure se ho sbagliato io. Credo che abbia sbagliato io, comunque va bene. Purtroppo mi dispiace, ma praticamente ecco, ne ho presi due uguali, va bene, questi foil un po' fiorato, però mi dispiace tantissimo.
veramente tanto tanto. Io non credo di aver sbagliato però perché avevo preso tutto un pezzo, quindi credo che abbiano sbagliato loro a inserirmi all'interno e me ne hanno inseriti due, non so, poi però andrò a controllare. E poi un altro di questi foil sono questi nuovi, questi con le stelle marine. Anche bellissimi. E quindi, siccome che io non avevo mai utilizzato i foil, ho acquistato anche il gel foil. Eccolo qui, il classico gel foil. Non lo apro perché tanto è un classico appunto gel per applicare foil. Dopodiché ho preso questa bellissimo, questo applicatore, diciamo, perché appunto intanto l'ho preso per intanto lo faccio uscire fuori, è bellissimo. Se ce la faccio, se ce la facciamo, ce la possiamo fare, sì. Intanto, vabbè, sempre contenuto in questi pack super professionale, passioni unghie. L'ho preso per appunto aiutarmi a quando metto questi foil per appunto fargli aderire all'unghia e quindi ho preso questo pennellino in silicone per questo. Poi nella descrizione però ho visto anche che questi pennellini, questa parte qui più sottile, si aiutano quando stendono i gel. Le ragazze che hanno scritto le recensioni sotto intorno al giro cuticole, quindi in realtà proverò anche a fare questo. Bellissimo il pack, bellissimo veramente. Non guardate le mie unghie, sono da rifare, credo che è quasi un mese che io abbia queste unghie, quindi sono assolutamente da rifare. Penso dallo scorso sì, più o meno dallo scorso haul di passioni unghie praticamente. E poi ho preso delle lime, ho preso sia la lima di legno, ho preso la lima di legno, adesso non l'apro perché ne ho un'altra e questa non la voglio aprire, che praticamente queste lime di legno più sottili che io utilizzo quando appunto devo limare appunto il muretto appena faccio, diciamo, la ricostruzione in gel, e poi una lima 150-80 sempre per limare la struttura in gel oppure in acrigel. E poi vediamo subito l'omaggino che è accidenti, questo azzurrino che però io ho già e quindi va bene, adesso ho un doppione, però va bene lo stesso perché sono dei regali, quindi a noi piacciono lo stesso. Poi andiamo alla parte, diciamo, più succulenta. Allora, intanto qui vedete un gommino che ho acquistato da parte. Adesso vi faccio vedere perché. Perché praticamente è sempre super imballato. Passioni unghie è sempre super, come posso dire, super, ecco, ho acquistato una fresa a motore professionale. Allora, non ho acquistato la Marathon, però c'era una differenza di prezzo un bel po' esagerata. Io adesso sono proprio all'inizio, inizio, inizio, quindi ho pensato di cominciare con questa e poi nel caso poi andiamo avanti e vediamo. Quindi la voglio scartare insieme a voi. Ecco qui, era al contrario. E vediamo un pochettino cosa abbiamo in dotazione. Intanto qui c'è, penso, il libricino delle istruzioni. Poi, allora, sto aprendo proprio tutto con voi, quindi, quindi niente, dobbiamo vedere, stiamo vedendo proprio tutto insieme. Ah, ok. È praticissima però, devo dire. Ecco, togliamo questo. Lo buttiamo giù. Devo dire che è molto, molto, molto pratica, perché non è tanto, tanto grande. Il monotutore non è proprio enorme, abbiamo il senso orario e antiorario, on, off e la velocità che la possiamo mettere appunto qui. Abbiamo il cavo, abbiamo, questa la ripoggiamo qui, abbiamo questo aggeggetto dove andiamo a appoggiare poi noi la nostra fresa e tra l'altro ci sono arrivate anche delle punte, comunque c'era scritto, sono arrivate anche delle punte. Bellissime, abbiamo questa tipo pesciolino, questa candela e questa e quest'altra e poi abbiamo anche il mandrino dove ci viene applicato il cilindretto abrasivo. Fantastico, anche queste punte mi piacciono tantissimo, speriamo che sono ottime le punte e qui dentro ci dovrebbe essere appunto il manipolo della fresa, eccola qui. Oh, io avevo praticamente una fresa da 19 euro e
e 90 praticamente, e quindi insomma sono contenta. Eccola qui la fresa, non è abbastanza leggera e quindi niente, sono contenta. Ecco, si apre qui, si apre e viene inserita, credo, la punta. Adesso devo vedere un po' come funziona, ma sicuramente è così. Ok, ecco, sì, si apre e si inserisce la punta e niente, è così. E niente, mi piace anche il colore bianco e niente, sono contentissima. E quindi questo gommino, appunto, io l'ho utilizzato per metterlo all'imbocco, appunto, della fresa quando utilizzo le punte per non far andare la polvere all'interno. Quindi, per quanto riguarda la fresa, sono contentissima. Adesso ho una fresa professionale anche io. Ma un'altra cosa, e penso che sarà grandissima, gigante. Un'altra cosa che non avevo, e quando smontavo il gel era una cosa veramente impressionante. Un'altra cosa che io non avevo e che è veramente, aspettate, che è gigante veramente. Togliamo tutta questa anche qui. Proverò subito tutte queste cosine. Ecco qua, togliamo la plastica e togliamo anche quest'altra carta qui sotto. Un'altra cosa che ho preso, appunto, anzi, facciamo così, togliamo proprio tutta la scatola, anche se qui adesso ho un po' di caos. Poi qui dentro c'è il foglio per, appunto, se bisogna fare un riso sostituzione. Ecco qui, facciamo così, così facciamo prima. Ecco qui, ve la inquadro meglio. Qui, appunto, abbiamo tutto il caos che abbiamo fatto prima. E vediamo un pochettino questa anche. È grandissima, mamma mia, è veramente veramente grande. No, è fantastica. E qui abbiamo il nostro aspiratore. Anche qui io non ho mai acquistato un aspiratore, quindi quando smontavo, vi stavo dicendo prima, il gel, facevo veramente un casino che non finiva, il latrigel, facevo un caos, una polvere che non finiva mai. Adesso bianco, perché a me piace tantissimo bianco. Adesso ho anche io un aspiratore. Qui dietro, appunto, abbiamo la nostra ventola e vediamo se funziona, perché io volevo acquistarla su Amazon e c'erano dei prezzi molto molto bassi. Qui dentro comunque sia, poi abbiamo due sacchetti in dotazione e abbiamo il nostro libretto delle istruzioni. Allora, niente, io l'avevo vista su Amazon, volevo acquistarla su Amazon, però diciamo che su Amazon c'erano delle recensioni veramente negative, nel senso che appunto dicevano che non aspirava per niente, che poi ritrovavano la polvere comunque sia in giro, che quindi l'aspirava da qui, però la riportava pure sotto, cioè l'aspirava da sotto e poi se ne andava da tutte le parti. E quindi io su Amazon non l'ho voluta prendere, ho voluto rischiare, spendere qualcosa di più e prenderla sul sito di Bastoni Unghie, che per me comunque sia è sempre in generale una garanzia. È bellissima perché ha questo poggiamano. E quindi è molto molto comodo e niente. E quindi questi sono i miei acquisti. C'erano tantissime novità questo mese. Penso di fare un altro ordine perché proprio c'erano delle novità pazzesche. E nel caso, quindi iscrivetevi al canale, così vedrete anche i miei prossimi haul Passione Unghie. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. A me non mi resta che provare tutta questa fantastica attrezzatura, ma soprattutto non vedo l'ora di provare la fresa. E niente, vi ripeto, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, commentate e mettete un bel like. Ciao!